sale chirurgiche nuovissime e protesi create su misura per il paziente. Con il dottor Sala andiamo a scoprire le novità del reparto di ortopedia della Clinica San Martino. Alla Clinica San Martino c'è un reparto di ortopedia che segue il paziente dalla visita iniziale fino alla chirurgia e siamo proprio nelle nuovissime sale chirurgiche con il dottor Sala. Buongiorno. 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 Ci parli allora un po' di questo reparto e di questa novità. Il reparto di ortopedia si vanta adesso di avere 3 nuovissime sale operatorie che sono attive dall'estate del 2021 e che ci permette di operare qualsiasi tipo di patologia ortopedica e traumatologica. Le sale operatorie prevedono che il paziente abbia un percorso prima dell'ingresso in sala operatoria e quindi tutta la struttura è dotata di un pre-ricovero in cui il paziente viene sottoposto ad esami ematici, sia esami diagnostici, viene valutato dagli anestesisti, dagli specialisti del caso, quindi cardiologi, ortopedici, urologi, e dopodiché può accedere alla sala operatoria. Nella sala operatoria siamo in grado di eseguire qualsiasi tipo di intervento chirurgico, dal più piccolo, quindi dal pollice a scatto, diciamo, fino alla protesi d'anca e di ginocchio o alla frattura di femore. Sala nuovissima, dunque anche macchinari di ultima generazione. Assolutamente, la tecnologia ci aiuta tantissimo, soprattutto nella chirurgia ortopedica, e queste sale vantano assolutamente soluzioni innanzitutto di sterilità molto avanzate che garantiscono al paziente quindi un percorso, diciamo, con un bassissimo rischio di infezione, che rappresenta sempre un po' la spada di Damocle per qualsiasi struttura ospedaliera. E in più abbiamo tutte le tecnologie più all'avanguardia per la chirurgia mini-invasiva e per la chirurgia, diciamo, grosso impatto. Tanto è vero che da alcuni mesi stiamo affrontando anche l'argomento della chirurgia robotica, che ci permette di perfezionare, diciamo, quello che è la precisione che l'ortopedico deve avere nell'alloggiare la protesi all'interno o dell'anca o del ginocchio o della spalla. So che appunto su questa parte delle protesi siete molto specializzati, giusto? Siamo molto specializzati, siamo affiancati da anche un'unità operativa che è presente qui in San Martino di radiologia, che grazie all'utilizzo della TAC e della risonanza ci permette di avere una pianificazione preoperatoria molto attenta. Questo ci permette di preparare delle protesi confezionate, noi diciamo custom made, proprio personalizzate. E questo garantisce al paziente un miglior risultato, perché se c'è una critica all'utilizzo della protesi è che è sempre la stessa in tante tipologie diverse di pazienti, mentre personalizzare garantisce, diciamo, un risultato molto molto migliore. Su misura, diciamo. Su misura, assolutamente su misura. Ecco, e poi c'è tutto l'aspetto anche riabilitativo che si può affrontare sempre qui, certo, in clinica. Assolutamente, qui la clinica è dotata di 7 posti di degenza ordinaria, quindi vuol dire il paziente dopo l'intervento permane quanto tempo è necessario, che possono essere i 2 giorni per il legamento e con le 2 notti del legamento crociato fino ai 7 giorni della protesi. In tutti questi giorni, grazie alla presenza di un reparto ben funzionante di riabilitazione con i fisiatri e i terapisti, il paziente viene affiancato e assistito in tutta la parte riabilitativa. Quindi il vantaggio anche di un lavoro in equipe? Assolutamente sì, anzi qui ci vantiamo di avere proprio un lavoro in equipe molto stretto, quindi noi in collaborazione con i radiologi, con i fisiatri, con gli anestesisti, con i riabilitatori, col personale della terapia del dolore cerchiamo di fare un'equipe unica per, diciamo, avvolgere il paziente in 1000 coccole e sperare, diciamo, che abbia oltre un ottimo risultato anche il minor dolore possibile. E poi appunto, come abbiamo detto, con gli anni insomma anche le tecniche sono avanzate, non si parla più magari di queste operazioni, certo, enormi che facevano paura, certo, giusto? Oggi la chirurgia è assolutamente mini-invasiva e quindi, diciamo, cerchiamo di risparmiare i tessuti sia ossei che i tessuti molli. A tal proposito, anche qui ci vantiamo di utilizzare molto, molto spesso anche la medicina rigenerativa, che prevede quindi il prelievo di cellule staminali dal corpo stesso del paziente, si chiama prelievo autologo, che può essere un prelievo dal torrente circolatorio o dal tessuto addominale o dal tessuto osseo,
e queste cellule vengono poi trattate in sala operatoria con dei macchinari molto evoluti e poi reintrodotte nelle articolazioni che presentano appunto un problema degenerativo come l'artrosi dell'anca, l'artrosi del ginocchio, l'artrosi della spalla, per poter o procrastinare l'intervento, quindi allontanare per quanto è possibile la necessità di un intervento, o addirittura annullare questa necessità di intervento, riparando il tessuto stesso. Molto interessante. Dottore, dunque non bisogna esitare quando si ha anche magari un dolore che si protrae nel tempo, almeno fare una prima visita. Assolutamente, qui in San Martino siamo tutti a disposizione, siamo tanti specialisti. Tra l'altro qui, lavorando in equip, il paziente viene visitato e ha subito la possibilità di eseguire un esame radiologico o un'ecografia o addirittura una risonanza nel pomeriggio stesso, viene poi rivalutato e quindi si fa un completamento diagnostico in giornata e quindi si decide come procedere per il trattamento, che può essere conservativo, fisioterapico, chirurgico. Dottore, grazie mille per averci mostrato questa nuova sala operatoria. È stato un piacere. E noi torniamo la prossima settimana alla Clinica San Martino.